Gli ultimi risultati positivi mi danno modo di affrontare queste ultime tre partite nel miglior modo possibile. Per voi il campionato però non finisce mai perché avete sempre un obiettivo davanti, il secondo posto è playoff, siete una delle poche squadre che farà il campionato fino alla fine. Sì, sì, ci siamo conquistati insomma questa opportunità di giocare fino alla fine per una posizione importante. Sappiamo che la vittoria di Montebelluna ci ha dato una percentuale molto alta di fare i playoff, ci manca l'ultimo passo domenica per essere sicuri e contemporaneamente lottare per una posizione più alta possibile. Sì, la difficoltà è soprattutto data dal calendario, perché comunque avete due scontri diretti con Mestre e con l'Arzignano, soprattutto domenica, che partita ti aspetti? Ma il Mestre è una squadra forte perché gioca bene, perché la muove bene, e se tu non sei concentrato te la fanno vedere anche poco. Se invece sei concentrato, sei aggressivo, come tutti, anche loro hanno pregi e difetti, come noi. Se questa partita è affrontata nella stessa condizione con il mio Clodiense, tutto sommato vi va bene il pareggio, loro devono vincere per... Ma guarda, noi vogliamo provare a vincere perché vogliamo stare più alto possibile. Sappiamo che adesso i ritmi sono sicuramente più bassi rispetto a tempo fa, e allora devi essere più bravo tecnicamente, perché una volta che perdi palla poi devi far fatica per prenderla. E dunque dobbiamo puntare sul fatto di avere un possesso palla serio, importante, sapendo che giochiamo contro una squadra che fa del possesso palla la loro forza, non ci sarà da correre, e questo è da far fatica, lo sappiamo. Tornando alla partita dell'andata, fu una delle prove di forza della Manzanese, forse una delle partite migliori, no? Riavvolgendo un po' il nastro, speri di ripetere quella prestazione? Penso che le condizioni fisiche, soprattutto della squadra, siano un po' diverse da quel tempo là. Quella fu una settimana che ci portò a vincere tre partite di alto livello, la Mestre, Arzignano e Luparense, che forse è stata l'apice di questa stagione. Adesso le condizioni psicofisiche sono sicuramente diverse, e dobbiamo comunque riuscire a portare a casa punti lo stesso. Sì, squadra anche molto motivata però, perché sentendo un po' tutti i ragazzi dicono, cioè, sono tutti concentrati sull'obiettivo di provare a vincerle tutte e tre. Guarda, noi siamo arrivati a fine stagione, bisogna tirare su tutto il raccolto, no? Di tutta la fatica che abbiamo fatto, noi ce lo siamo detti in spogliatoio, è il momento adesso di raccogliere. I primi risultati bisogna raccogliere, i playoff matematici, la posizione di classifica, è il momento di raccogliere, dunque si intravede il lavoro e il risultato di un anno, di 10 mesi, proprio in questi giorni di sacrifici. Sei paura di buttare via eventualmente tutto il gran lavoro che hai fatto nell'ultima tre giornate? No, no, non cioè abbiamo. Resta comunque. No, no, non abbiamo paura, vogliamo affrontarle. Cercando di fare i punti possibili, poi vedremo, insomma, vogliamo finire veramente con prestazioni di alto livello. E come formazione domenica, recuperi qualcuno, qualche fortunato, c'è qualche difficoltà in più? Non recupero nessuno, perdo probabilmente Calcagnotto, che si è fatto male a Montebelluna, e dunque non credo che sarà dalla partita. È un momento sicuramente che non siamo al completo, fa parte del gioco, e però dunque quelli che avevi in panchina ti danno sempre la certezza che comunque puoi contare su di loro, perché anche contro Montebelluna insomma ti hanno dato una risposta precisa. Sì, sì, questo quello dicevo prima, no? Tutto il gruppo sa che questo è un momento decisivo, finale del campionato, dove devi tirare su tutto il lavoro che hai fatto, e noi insomma dopo tanta fatica, sacrifici, allenamenti, vogliamo tirar su un risultato importante, storico per questa società. Sì, mi collego alla domanda di Marco. Anche chi ha giocato meno, no? Come Bradaschia, quest'anno, adesso può diventare una risorsa importante, no? È bello comunque vedere che il gruppo è rimasto unito, sia chi ha giocato di più che chi ha giocato di meno. Fino alla fine. È premesso che è difficile giocare poco, questo lo so anch'io, e dunque l'umore di chi gioca poco non è come quello di chi gioca sempre, questo in tutte le squadre, e in tutte le squadre ci sono delle scelte da fare poi che portano, comunque sono dolorose per un allenatore. Dani ha fatto bene a Montebelluno, ha fatto bene dalle case, come medico quando è entrato, cioè dobbiamo comunque
per me, veramente, per me sono tutti importanti. Poi, chiaro, faccio delle scelte e reputo che devo farle io, basta. Sì, dal punto di vista della condizione fisica mi pare che la squadra si sia ripresa bene, anche se quando i risultati erano poco belli, comunque la squadra ha dato sempre le sue risposte nonostante tutto, però si vede anche che i risultati contano tanto per dare motivazione in più alla squadra. Hai qualche rammarico per quel periodo che hai perso tanti punti? Bah, noi abbiamo rammarico per le 3 sconfitte consecutive perché poi hanno portato al Trento a fare 9 punti, se non mi sbaglio, siamo circa lì. Se non avessimo avuto un calo, avremmo fatto un campionato da più di 80 punti e dunque il calo l'abbiamo avuto, ma non credo sia stato un calo fisico, o meglio, ci può anche stare. A tutti è capitato quest'anno dei sali e scendi, a tutti quanti, ma se la classifica dice che noi siamo ancora lì, vuol dire che abbiamo lavorato meglio degli altri, questo è indubbio, se no i risultati non contano niente. Sì, ecco, un giudizio finale sulla vittoria del campionato del Trento e sull'eventuale post-season. Il campionato l'ha vinto il Trento, prima cosa, l'hanno perso le altre, e la seconda cosa è eventuali playoff, con che mentalità vai ad affrontarli, con quale obiettivo eventualmente. Guardate, io abito a Trento, dunque conosco bene, insomma, la stagione del Trento. Il Trento ha fatto tutto e molto di più di tutto per vincere il campionato. A detta anche loro, hanno fatto investimenti veramente fuori dalla loro portata al momento, perché l'importante per loro era tornare nell'anno del centenario a vincere la Serie D dopo 18 anni. Penso l'hanno vinto loro, perché poi il resto, noi siamo stati l'unica squadra che fino a 20 giorni fa, quello che è, ha provato a starci vicino, l'unica squadra in un girone intero. Non lo so come poteva andare, sono discorsi che non. Io guardo in casa mia e abbiamo fatto il possibile, di più, non lo so, si può sempre far meglio, chiaro, ma si può anche far peggio, cioè non si può sapere. I playoff sono una soddisfazione che noi vogliamo avere, perché la Manzanese, ripeto, non li ha fatti, è una società giovane e che vuole farli. Personalmente sarebbe il quarto playoff in 6 anni in questo girone qua, io ci tengo, ho il mio record di punti che vorrei superare, ma non lo dico, e i ragazzi vogliono veramente arrivare a fare i playoff, a farsi vedere, a farsi notare, a portare la Manzanese ancora in giro per un paio di partite, cioè è vero che le energie adesso non sono le stesse dell'andata, lo sappiamo, tutte le squadre sono così, però questo giochiamo a calcio, è una cosa bella, non vedo problemi.